questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, mercoledì 14 ottobre. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda San Callisto Papa. Allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Prima di diventare papa era stato schiavo e fondatore. Fuggito in Portogallo, venne arrestato e ricondotto a Roma, dove subì una condanna ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna. Tornato a Roma, in occasione di un'amnistia, venne inviato ad Anzio. Papa Zeffirino però lo richiamò a Roma, affidandogli la cura dei cimiteri della Chiesa. Iniziò così lo scavo del grande sepolcro lungo la via Appia, che porta il suo nome. Alla morte di Zeffirino, Callisto venne eletto papa, ma il suo pontificato attirò le inimicizie di un'ala della comunità cristiana di Roma, che lo accusò falsamente di eresia. Il riscatto definitivo su questa figura controversa venne dal suo martirio. Callisto infatti fu gettato in un pozzo di Trastevere, forse in una sommossa popolare contro i cristiani nel 222. L'etimologia del suo nome deriva dal greco e significa il più bello. Dopo aver ricordato il santo del giorno, vediamo i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del Centro. Uccise nostro figlio, lo perdono. La mamma di Maxim difende il marito. Non era in sé e ripartiamo insieme. E poi nelle cronache su Pescara l'inchiesta sul mare sporco. Il sindaco rivela al PM: ho falsificato la data. Ancora deragliamento sventato, sempre a Pescara, tavoli sui binari per fermare il treno. Su Monte Silvano l'appalto per le affissioni. Pubblicità abusive, rimossi 15 cartelloni. Di taglio alto arriva l'influenza, ecco chi e quando deve vaccinarsi. E poi l'allarme dei medici, vaccinazioni, c'è un calo tra i bambini. Vediamo i titoli di apertura delle pagine del Messaggero dedicate all'Abruzzo. Strage sventata alla stazione, Pescara, tavoli sui binari per far deragliare un treno. Un chietino denunciato per l'attentato, inseguito e bloccato dopo l'allarme lanciato da alcuni viaggiatori. Avezzano, truffa dei lubrificanti, 9 arresti. La sanità, chiusure e tagli, bagarre sul piano Paolucci. In consiglio regionale, opposizioni scatenate, approvata a fatica la relazione dell'assessore. Centropagina, Pescara, rischio, trasferimento per l'istituto alberghiero. In piazza la rabbia degli studenti. E poi lo scomparso, Valerio, il giallo della telefonata. Di spalla, volontari di Sant'Egidio al lavoro nelle carceri. E di taglio alto, il ponte che divide Pescara, i 10 no dell'opposizione, e su Facebook dilaga l'ironia. Abruzzo di gusto, ristoranti, Romito sempre più star. Crescono Bandiere, Villa Maiella. All'Aquila il caso Mense, assolti Cialente e la giunta in carica nel 2010. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. In apertura l'esposto non ferma il depuratore, per il presidente Derruzzo è solo una bega interna al Partito Democratico, appalto completato entro novembre. E a centropagina Teramo iniziano i lavori di restyling del corso e si comincia lunedì. L'ASL unica verso l'annacquamento, Paolucci, il decreto Lorenzin non sarà applicato alla lettera. Roseto degli Abruzzi, ai Democrat non resta che candidare l'ex assessore Sabatino di Girolamo. E poi di taglio alto la querelle sul futuro dell'Ateneo. Brucchi ed Amico, pace fatta in diretta TV. A Martinsicuro, 80enne muore facendo il bagno con la muta. Giulianova, un rondò sulla statale 80 per snellire il traffico. Questi dunque i titoli di apertura. Prima di sfogliare le pagine dei nostri quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, gli astri vi osservano favorevolmente, sicché le occasioni professionali si moltiplicheranno a vista d'occhio con buoni risultati. Un incontro quasi magico potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore. Toro, giornata confusa. La famiglia vi costringerà a rinunciare ad un po' di libertà, così per rispettare le scadenze di lavoro sarete obbligati a fare i salti mortali. In amore vi sentite confusi da emozioni inafferrabili. Gemelli, le preoccupazioni sono ben lontane da voi. Siete allegri, ottimisti, aperti alle novità e pronti ad accettare e condividere i programmi dei vostri amici. La giornata scorrerà velocissima e ci sarà poco tempo per corteggiare chi vi sta a cuore.
Cancro, cielo tranquillo oggi, che permette di meditare su tutto ciò che vi circonda e prendervi spazi tutti per voi. Una telefonata piacevole, un dono inatteso, un SMS o una mail vi renderà felici. Leone, la luna vi trasmette allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi, di divertirsi. In campo affettivo non mancheranno colpi di scena. Vi piacerà stuzzicare il partner, suscitare in qualche modo la sua gelosia. Vergine, la scenografia celeste odierna invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza. Uno scambio di idee sincero potrebbe chiarire una questione. Bilancia, un'energia inaspettata vi soccorrerà nel prendere una decisione delicata che aprirà nuovi e interessanti varchi nella vostra vita. In amore, mettete la testa a posto invece di distrarvi continuamente e di giocare col fuoco. Scorpione, affrontare il giorno lavorativo non è mai così facile. Farlo oggi diventa impresa pressoché impossibile. Siete soggetti a continui e repentini sbalzi di umore. Anche nella coppia sarà una giornata tremenda. Sagittario, oggi basta poco per rendere la giornata frizzante e piena di novità come piace a voi. Curiosi e versatili come siete, non dovrete che scegliere fra diverse opportunità che vi si presenteranno. Atmosfera vivace in amore. Capricorno, professionalmente siete decisi ad ottenere il massimo anche dal punto di vista economico, ma non mancheranno i problemi e gli imprevisti. La serata potrà essere gratificante per chi ha un amore felice in corso. Acquario, purtroppo la luna vi rende piuttosto nervosi nel rapporto con le persone che vi piacciono. Temete che qualcuno possa farvi involontariamente del male e prendete misure eccessive. Prendetevi una breve vacanza. Pesci, giorno pieno di novità che si rifletteranno in ogni settore della vostra vita. Idee chiare, grinta e rapidità nel prendere le decisioni saranno le carte vincenti da giocare in questo giorno. In amore, fate il primo passo. Iniziamo a sfogliare le pagine del centro. Governo, le riforme. Via libera al nuovo Senato tra le proteste. Forza Italia e SEL non votano, Grillini e Lega scelgono l'Aventino. Duramente contestato l'intervento di Giorgio Napolitano. Di taglio basso 100 senatori con competenze limitate. A Palazzo Madama 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 di nomina del Presidente della Repubblica. E poi sì alla cittadinanza per chi è nato in Italia, approvata la legge, sede la Camera al Ius Soli temperato per gli stranieri, altra possibilità per i diciottenni arrivati nel paese prima dei 12. E poi tangenti in Lombardia, arrestato il vice di Maroni, Mantovani, fedelissimo di Berlusconi, accusato per appalti truccati sulla sanità, affari pure su idealizzati, indagato Garavaglia, braccio destro del governatore. Stop al contrassegno, si parte il 19 ottobre, RC Auto costerà meno. Il certificato va tenuto con sé per incidenti o contestazioni. Risparmi per le compagnie che dovrebbero tagliare i prezzi. E poi Israele, attacchi e scontri, altri 3 morti e decine di feriti. A Gerusalemme e Tel Aviv in azione lupi solitari, palestinesi in strada e sui bus. Il premier ogni mezzo per fermare la violenza. Hamas plaude alle aggressioni. Apriamo la pagina dell'Abruzzo, province via al piano di trasferimenti e prepensionamenti. Il Consiglio regionale approva la legge che interessa 1.424 dipendenti, accordo di massima anche sui fondi per la cultura. E poi la sanità passa il documento della maggioranza. Proprio ieri c'era stato il Consiglio regionale e dunque il risultato è stata l'approvazione di quelle che erano state ovviamente anche le richieste dell'opposizione.
Forza Italia ha presentato un cartellone con scritto basta bugie, dite la verità sugli ospedali, uno striscione mostrato al termine del Consiglio straordinario riunito in seduta straordinaria per discutere degli effetti dell'applicazione del decreto Lorenzin sul sistema sanitario abruzzese. Il Consiglio regionale, con i voti della maggioranza di centrosinistra, ha approvato un documento che prevede un impegno del commissario ad acta, e nel nostro caso il governatore D'Alfonso, su alcuni punti ben precisi. Evoluzioni dei livelli essenziali di assistenza, i LEA, maggiori investimenti nelle risorse umane, uno studio di fattibilità per due ospedali di secondo livello e investimenti sulla sanità territoriale. E poi oggi giornata importante a Roma, Umbrina in 500 sotto al Ministero. Piattaforme petrolifere, oggi la decisione. Una mobilitazione di ambientalisti e cittadini a Roma che attendono l'esito della riunione. In particolare, come era stato annunciato oggi, ci sarà questa mobilitazione a Roma poiché è convocata la conferenza dei servizi sul progetto di petrolizzazione Umbrina Mare. Dalla riunione tra i tecnici rappresentanti di Rockhopper, cioè l'azienda che intende realizzare il progetto, e del Ministero dello Sviluppo, può emergere il definitivo via libera alla contestata piattaforma davanti alla costa teatina. E poi l'influenza. Il virus è in arrivo, è ora di decidere se vaccinarsi. I flaconi sono già in vendita nelle farmacie. La Regione stanzia 800.000 euro e gratis per chi ha più di 65 anni, per i bambini sopra i 6 mesi e le categorie a rischio. E poi c'è la fuga dai vaccini pediatrici, l'allarme dei medici. Migliaia di bambini non vengono immunizzati contro polio e difterite. E in più arriva anche un numero verde dove gli esperti rispondono ai dubbi dei genitori. Un numero verde dove gli esperti risponderanno ogni lunedì dalle 10 alle 18. Tutti i numeri e i riferimenti ovviamente li trovate nelle pagine del centro. Un vademecum con domande e risposte dove scrivono: meglio a novembre, sarete più protetti. E poi Alitalia risale senza fretta, aerei pieni, i conti in rosso. Montezemolo, perdiamo 700.000 euro al giorno, ma nel 2017 saremo inutile. A Fiumicino terminal dedicato e per ora Cassano senza successore e nuove rotte. Ci spostiamo sulle pagine di Pescara per la cronaca. L'omicidio del bimbo di 5 anni. La mamma di Maxine dichiara: ho perdonato mio marito. Patrizia Silvestri rompe il silenzio a 15 mesi dal delitto e difende Maravalle. Quando ha ucciso non era in sé, adesso proviamo a ricominciare insieme. Nessun falso sull'adozione. All'ASL fornimmo ogni atto sulla patologia di mio marito. La sospensione dei farmaci fu concordata con lo specialista. Non fu Massimo a stoppare le cure. E poi la caccia alla prostituta della Pineta che ha informato i tre banditi. Si parla della rapina all'avvocato Rotundi, l'assalto nella casa del legale in piazza Le Laudi. L'indagine della squadra mobile parte da una frase riferita da uno dei tre rapinatori: quella donna ci ha detto cose sbagliate. Del Duca folla all'addio, lettera toccante dei figli, funerali dell'ex primario, la chiesa del Sacro Cuore, gremita per i funerali del chirurgo, scomparso a 84 anni. I familiari donava se stesso agli altri ed era un maestro di vita senza farlo pesare. E poi omaggio anche dal comune e dai carabinieri. Il sindaco dal PM ora ammette: sì, ho firmato l'ordinanza il 3 agosto. L'inchiesta sul mare sporco e il divieto di balneazione mai reso noto. Alessandrini, interrogato due volte, all'inizio sostiene la tesi del 1 agosto, poi cambia idea e ammette l'errore, ma l'ho fatto in buona fede. Si parla ovviamente dell'ordinanza di divieto di balneazione che è finita sotto accusa. Non è stata firmata il 1 agosto e mai resa nota, come ha sempre sostenuto il sindaco PD Marco Alessandrini. È stata fatta il successivo 3 agosto e poi retrodatata all'1. E ormai non è più un sospetto, perché a raccontare agli inquirenti cosa è successo davvero in comune in quei giorni è stato proprio il sindaco, cioè chi ha firmato l'ordinanza 415. Da indagato per omissione di atti d'ufficio e falso ideologico, il sindaco è stato interrogato due volte in due giorni dalla PM Anna Rita Mantini, in mezzo una notte che ha fatto cambiare versione al sindaco di Pescara. E poi di taglio basso il distretto sanitario, rubati 1.500 euro, furto nella struttura di Via Adriatica Nord, i ladri sono entrati dalla finestra.
Arriviamo alla protesta degli studenti del DECECO. 1.000 studenti in piazza, ci pagati non andremo. Contestato il progetto della regione. Il sindaco dichiara la scuola deve restare in città. È stata una protesta ieri davanti al Palazzo della Provincia dopo l'annunciata sede unica che verrà spostata a Cepagatti per l'arrivo e lo stanziamento di milioni di fondi che serviranno ad adeguare le aule, perché ricordiamo che l'Istituto Alberghiero di Pescara aveva in atto degli adeguamenti e delle aule erano assolutamente impraticabili. Arriva la notizia di questi fondi che vengono assegnati alla Regione Abruzzo, arriva la notizia dello spostamento della sede unica a Villa Reia di Cepagatti. E insorgono gli studenti. Questa era a Pescara ieri mattina. Vediamo. Protesta questa mattina dinanzi la provincia di Pescara degli studenti dell'alberghiero De Cecco. Quali i motivi di questa protesta? Il principale, quello per cui oggi siamo qui a manifestare, è il fatto che la provincia abbia, diciamo, stanziato dei soldi, però senza chiederci a noi se per noi andava bene, e li ha stanziati per costruire una nuova struttura a Villa Reia di Cepagatti, vicino all'attuale agrario di Cepagatti. Così è da accorpare l'alberghiero De Cecco di Pescara con l'agrario di Cepagatti e fare un'unica scuola. Il problema principale qual è? Che noi abbiamo molti ragazzi che si spostano dai paesi limitrofi e per andare a Villa Reia dovrebbero scendere prima a Pescara, prendere poi un altro pullman da Pescara che li porta a Villa Reia, perché non c'è un collegamento diretto ai paesetti interni alla nostra regione. In più noi abbiamo dei ragazzi anche del convitto che vengono da fuori regione. Questi ragazzi ogni settimana vengono, vanno avanti e indietro. Andare a Villa Reia per loro sarebbe un problema non piccolo ma grande. Noi la sede unica la vorremmo a Pescara perché l'alberghiero è di Pescara, è una scuola di Pescara, è il grande polmone dell'Abruzzo che è a Pescara. Ci hanno fatto tante promesse sui nuovi laboratori, sulla nuova palestra e l'unica promessa che hanno mantenuto è una nuova sede con la fregatura di mandarci a Villa Reia. Assessore Di Matteo, i ragazzi dell'alberghiero stanno manifestando, ma hanno apprezzato molto la disponibilità sua della regione ad intraprendere un percorso condiviso. Vogliono una struttura adeguata perché per tanti anni sono stati messi in strutture inadeguate. Le istituzioni hanno fatto una proposta che loro possono o non possono accettare. Se non lo accetto vuol dire che faremo un altro tipo di intervento. Come progetto di massimo intorno ai 6 milioni e mezzo di intervento, sarà un intervento completamente innovativo. Sono state deliberate anche altre ipotesi su altre province, per cui l'importo i complessivi saranno superiori a quelli delle disponibilità per la regione. Noi manderemo i nostri progetti al Ministero che li inserirà in via prioritaria per le qualità che sono le progettualità che presentiamo, per le qualità che hanno, per cui la scelta sarà fatta poi dal Ministero. Ieri c'è stato un altro addio, quello a Giovanna Mancini, politico e docente altruista. È stata consigliera regionale e comunale del PCI. Insegnava all'Ateneo di Teramo. Il fratello Armando dice: era di una generosità estrema, non ci saranno funerali. Paola Marcheggiani la ricorda, dice: era curiosa, si dava molto agli altri e ha vissuto nella verità. Giuseppe Di Pangrazio era minuta, andava sempre di corsa e con la borsa piena di carte. E poi torniamo a quella che è una notizia di cronaca, le tavole sui binari per far deragliare i treni a Porta Nuova. Un 33enne sorpreso a sistemare assi di legno sulle rotaie, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento e denunciato. Si tratta di un giovane protagonista della bravata, avrebbe potuto creare pericolo all'incolumità pubblica. Un 33enne originario di Atessa e con numerosi precedenti di polizia. Il giovane è stato fermato prima che potesse fare altri danni dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pescara, che lo hanno denunciato per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e furto aggravato. Incredibile la scena che si sono trovati di fronte lunedì sera intorno alle 21 i militari, allertati da alcuni passanti che erano in stazione, i quali avevano segnalato un uomo che camminava sui binari brandendo un piede di porco. I carabinieri hanno trovato il ragazzo intento a posizionare delle lunghe tavole di legno usate solitamente per i pontili dei cantieri edili sui binari con il probabile intento di far deragliare un eventuale convoglio in arrivo. Lasciamo ora le pagine della cronaca, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questa mattina poco al di sotto dei 17 gradi, ovviamente la richiesta è quella di sapere quali saranno le temperature e soprattutto le piogge.
Ma sì, Francesca, le temperature sono aumentate perché attualmente la nostra penisola è interessata soprattutto da un flusso di correnti occidentali e sud-occidentali piuttosto temperate, quindi poi sul versante orientale si innesca il fenomeno del Garbino e quindi le temperature sono al di sopra delle medie stagionali. Non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore, perché la situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria presente sull'Europa centro-occidentale che convoglia masse d'aria fredda sul Mediterraneo occidentale e poi questi sistemi nuvolosi tendono a raggiungere progressivamente la nostra penisola. Attualmente è previsto un peggioramento soprattutto al centro-nord, mentre domani il peggioramento si estenderà anche verso le regioni meridionali, ma in Abruzzo è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle prossime ore, perché insomma sul settore occidentale sarà una giornata caratterizzata dalla presenza di nuvolosità piuttosto compatta, diffusa, con dei rovesci anche a carattere temporalesco localmente di forte intensità, soprattutto tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. E proprio dal pomeriggio questi fenomeni localmente potrebbero estendersi anche verso il settore orientale della nostra regione, Francesca, risultando anche di forte intensità. È chiaro che sul versante aquilano, quindi sulla Marsica e nell'Aquilano, questi fenomeni saranno più frequenti e localmente più intensi, mentre altrove insomma sono previsti anche delle schiarite, ma sempre a carattere temporaneo. Poi da domani, Francesca, la situazione inizierà gradualmente a migliorare, soprattutto nella seconda parte della giornata di giovedì, perché sono previste delle schiarite in quanto il sistema nuvoloso tenderà a scorrere verso le restanti regioni centro-meridionali. Quindi schiarite a partire dalla tarda mattinata nel corso del pomeriggio, però insomma permarranno condizioni di instabilità che con tutta probabilità torneranno a manifestarsi nella giornata di venerdì, quando è prevista anche una progressiva diminuzione delle temperature, anche sensibile rispetto a valori attuali, perché l'aria fredda presente sull'Europa centrale si riverserà su gran parte del centro-nord, insomma, e farà piuttosto freddo sulla nostra regione. Quindi dovremmo ricacciare un po' tirar fuori dagli armadi un po' abbigliamenti un po' più pesanti, perché insomma poi lo sbalzo di temperatura sarà notevole e quindi ciò espone il nostro organismo ovviamente alle prime infezioni insomma di un certo rilievo. Quindi questo è il tempo, Francesca, per i prossimi giorni, poi da valutare insomma un possibile peggioramento nel corso del fine settimana, ma comunque si tratta di una tendenza ancora piuttosto incerta, quindi invito te e i telespettatori a seguire tutti gli aggiornamenti nel corso dei prossimi appuntamenti televisivi, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org e ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Questa è la pagina di Abruzzo Meteo, il sito ufficiale. Come vedete ci sono tutti i bollettini aggiornati. Segnaliamo sempre sulla destra le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi che monitorano costantemente il territorio per avere sempre sotto occhio la situazione meteo. Consigliamo sempre anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete tutto quello che c'è anche sul sito internet, tutto a portata di telefonino, troverete i bollettini aggiornati e tutte quelle che sono le segnalazioni di Giovanni De Palma. Suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più. La prima è la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove Giovanni De Palma registra anche i gradi, questa mattina poco al di sotto dei 17, ricordiamo, scattata da Monte Silvano. Questa pagina è utile da un lato per gli appassionati, perché Giovanni De Palma pubblica anche tutti gli strumenti di rilevazione meteo con descrizione e spiegazione, e perché gli utenti segnalano e postano sulla sua pagina quelle che sono le situazioni che trovano sul territorio abruzzese, così da un lato da informare Giovanni De Palma, dall'altra tutti gli utenti connessi alla pagina, perciò noi la consigliamo per viaggiare sempre informati. Giovanni, io ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20. Ti auguro buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro. Solidarietà, la Dricesta fa festa al Circus. Stasera l'appuntamento con Preziosi, Andreatti e Olivieri. E poi di spalla,
L'opera contestata, il centrodestra, Ponte del Cielo, viola le norme del comune. Sulla pagina di Montesilvano, affissioni sono 25 i grandi impianti non a norma, pubblicità abusiva, rimossi, altri 15 cartelloni fuori legge. Due società hanno presentato offerte per rinnovare la gestione del servizio in città. Oggi l'apertura delle buste e il sindaco in divisa che dà la caccia ad evasori e morosi. E poi di spalla al Palacongressi il Salone dello Studente, due giornate di incontri. Di taglio basso invece Hotel Serena Majestic, come riformare il sistema welfare. Oggi l'arrivo di Anna Maria Furlan alla consulta mondiale del patronato INAS. E poi la terza perizia sull'anziano morto nell'ascensore, i fatti risalgono al settembre 2014. Il giudice Sacco nomina la professoressa Turillazzi per fare luce sulle cause che hanno provocato il decesso del pensionato di Spoltore. E ancora Spoltore oggi concerto al club ristorante Bella Vista. Al via il tour del chitarrista jazz Diodati. Di taglio basso 16 annate di spelt sul gambero rosso. Spoltore, il mensile enogastronomico, racconta la cantina La Valentina premiata con 3 bicchieri. E poi ci spostiamo in arrivo a Francavilla 2,6 milioni per rimettere in sicurezza le scuole. Una pioggia di finanziamenti regionali per le opere antisismiche nelle medie Masci, in via Zara, e Michetti. E ancora Cepagatti, l'opposizione contesta le nuove tariffe. Refezione aumenti fino a 500 euro l'anno. Vino e jazz con Tony Pancella all'Osteria della Musica. A Manopello, costituita l'associazione Cammino del Volto Santo, e nasce una rete di 33 comuni. E poi il nuovo asfalto limitato sulla variante, sempre a Francavilla. Appena invece si parla dell'ospedale verso la chiusura, ma il ministro può salvarlo. È riposto in una deroga per le zone disagiate la sopravvivenza del presidio sanitario Vestino. Tensione in consiglio e domani se ne discuterà a Roma. E poi Don Giuseppe lascia dopo 30 anni a Caramanico, il parroco amato e uomo colto, andrà a Orsogna e arriva Don Danilo. Di taglio basso a Popoli riapre la scuola di teatro del regista Claudio Di Scanno. E a Sant'Eufemia una passeggiata con un concorso fotografico. Allora ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora sfogliamo le pagine del Messaggero. Si torna a parlare della sanità e tagli ospedali. Scoppia la polemica sulle strutture declassate. L'opposizione espone striscioni di protesta durante la seduta e l'assessore Paolucci dichiara alla fine troveremo soluzioni condivise. Ed eccolo qua lo striscione. Basta bugie, dite la verità sugli ospedali. Ed ecco quello che riporta il Messaggero. Una rabbia che esplode pacificamente dopo i 39 minuti di intervento dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci, dai quali l'opposizione si aspettava di ottenere appunto la verità sull'applicazione del decreto Lorenzin e più in generale sul piano triennale 2016-2018 che ridisegnerà la mappa dell'assistenza e della rete ospedaliera. Con D'Alfonso a Bruxelles, in realtà Paolucci, pur sollecitato a più riprese, preferisce sorvolare su alcuni punti chiave, in particolare su declassamenti e possibili chiusure, concedendo semplicemente un'apertura sull'applicazione non rigida del decreto Lorenzin e un invito a un confronto di merito collegiale. Troppo poco evidentemente per eludere le polemiche. E poi all'Aquila studenti economia ma senza mense bus. Il sottosegretario alla giustizia Ferri all'inaugurazione assicura un tempestivo adeguamento dei servizi. Un confronto molto acceso con gli universitari. Alla fine nascerà un campus d'eccellenza con i migliori talenti. E poi i consigli territoriali, la Pezzo Pane, daranno voce a tutto il territorio. Il collettivo abbiamo dimostrato che questo strumento può dare pluralità di voci. Imprenditore e madre sotto accusa, secondo la procura, avrebbero effettuato false attestazioni per ottenere un indennizzo di circa 12 milioni di euro.
L'appalto sulle mense è ancora all'Aquila, assolta la giunta Cialente. La Corte dei Conti ritiene esatte le procedure effettuate dall'esecutivo del 2010 per lo sporzionamento dei pasti. La Procura non ha dimostrato l'effettiva sussistenza sul territorio di offerte di ditte concorrenti alternative. E poi il segretario Pirozzolo è stato sospeso dall'incarico. Le presunte pressioni per l'assunzione di un consulente, il GIP Buccella ha ritenuto gravi tutti gli indizi. Di spalla Lolli, slittano i tempi in Vitalia, ma è tutto ok per Accord Phoenix. La truffa degli oli in Marsica, 9 arresti. Un imprenditore avezzanese gestiva una delle società che fabbricava fatture fasulle per evadere le imposte. Importazioni da tutta Europa e riciclo senza documenti. Perquisizioni in tutta Italia, l'inchiesta è della Guardia di Finanza. Ad Avezzano l'operazione partita da Roma ai domiciliari Vincenzo Fracassi, perquisizioni a tappeto. A Sulmona un'altra operazione della Guardia di Finanza, 1000 profumi d'autore erano taroccati. L'operazione delle fiamme gialle, le essenze erano del tutto simili a quelle veri. 2 le denunce. Andiamo a Pescara, il mare nascosto dal Ponte del Cielo, ancora la polemica dai vincoli del piano demaniale marittimo alla nave di Cascella impallata. Forza Italia e Nuovo Centrodestra vanno all'attacco. Carlo Masci parla di una classe dirigente inadeguata che ignora la storia e il valore di quel tratto di costa. Un'opera che dimostra prepotenza ed arroganza, l'opposizione illustra i 10 motivi del no al progetto voluto da D'Alfonso. E in rete scoppia l'ironia, ed eccolo qua, Brodetto dentiera wine glass, su Facebook impazza l'irriverenza. E allora proprio ieri abbiamo ascoltato un esponente del centrodestra che proprio sul Ponte del Cielo continua le sue dichiarazioni contro il progetto, vediamo. Marcello Antonelli, Ponte del Cielo, il centrodestra era e resta contrario, ma in queste ore state pensando anche a qualcosa di diverso, qualche atto maggiormente significativo, di cosa si tratta? Noi abbiamo evidenziato in una nota che proprio oggi abbiamo trasmesso agli uffici comunali competenti, nonché all'Agenzia del Demanio, alla Direzione Marittima, alla Sovrintendenza dei Beni Architettonici e anche all'Agenzia delle Dogane, in cui segnaliamo una serie di vizi che questo progetto ha rispetto al piano demaniale comunale. Sostanzialmente il progetto è in contrasto palese e stridente con almeno 5 commi del nostro piano demaniale comunale. Pertanto chiediamo a questi enti in sede di conferenza di servizi di sottolineare questi aspetti e bloccare il progetto, che è confliggente anche con quella linea che ispirò il maestro Cascella quando realizzò la nave famosa, omonima nave, chiedendo l'eliminazione della balaustra, proprio perché voleva che ci fosse un rapporto diretto tra la nave e il mare. Il Ponte del Cielo è confliggente con questa impostazione ed è un altro vizio enorme di cui la sovrintendenza soprattutto credo dovrà occuparsi nelle sedi opportune. Un'azione credo assolutamente dovuta da parte nostra, proprio perché non possiamo immaginare che la nostra riviera venga completamente snaturata rispetto a quelli che erano gli obiettivi immaginati 15 anni fa. E allora al centrodestra replica il vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio, che risponde meglio delle loro fontane e dice: non abbiamo sequestrato il mare e non stiamo mettendo alcuna barriera. La replica di Del Vecchio alle accuse dell'opposizione: forse, dice, non conoscono le norme del comune di Pescara, visto che dovrebbero ridurre le altezze delle due fontane, la meridiana e quella costruita proprio alla rotonda Paolucci, proprio perché avrebbero impedito di guardare il mare. Nessuno vieterà i bagnanti di tuffarsi in mare, così come la passeggiata non verrà interrotta. Sempre quando si costruisce un pontile si crea una curva nella passeggiata e non un blocco come avviene con i pennelli sulla riviera sud. Il ponte, conclude, non creerà nessun danno alla nave di Cascella né al suo significato, perché è sufficientemente distante da non ostruire la vista dell'orizzonte. E poi Di Biase, riparte l'attacco agli edifici storici. Lo storico mette in guardia contro i pericoli delle modifiche alle norme tecniche del piano regolatore. Ci spostiamo a Chieti, continua la ricerca del fotografo del tempo, Valerio. La chiave nell'ultima telefonata, prima di sparire, avrebbe chiamato la compagna. Battuti, senza risultato, anche i sentieri a quote più basse, convocato un vertice in prefettura.
E poi i cantieri spaccano lo scalo, pronte 80 corse al giorno. È stato firmato l'accordo tra Comune e Comitato Villa Bloc. Un bus navetta collegherà tutti i giorni i due versanti di Madonna delle Piane. Droga, ha chiesto il processo per 11. A Lanciano, fiumi di cocaina spacciata sulla costa di Mezzaregione. Una banda di trafficanti ha imperversato per 4 anni. In soli 6 mesi il PM Rosaria Vecchi ha chiuso l'inchiesta nell'operazione Super Mario Bros. Ci furono anche molti arresti. Un albanese ritenuto l'indiscusso capo dell'organizzazione deve rispondere anche di minacce. E poi change sul rilancio del centro storico, favorire le attività turistiche ricettive. Ancora Lanciano, l'associazione abolire in alcune zone la tassa di occupazione del suolo pubblico. Andiamo a Teramo, è stato annunciato l'inizio di un restyling per il centro storico. Partirà lunedì mattina, Palazzo di Città con una lettera chiede pazienza ai commercianti e residenti per i possibili disagi. Il maxi cantiere cambierà faccia in 15 mesi al cuore della città. Subito interventi anche sul traffico, tornano attivi i varchi di via Oberdan. Ieri mattina c'è stato l'annuncio dell'avvio dei lavori di restyling. Partiranno lunedì 19 ottobre, allora ascoltiamo tutto nel servizio di Elisa Leuzzo. Iniziamo con questi lavori, iniziamo diciamo con un po' di cautela, dobbiamo capire bene quali sono i sottoservizi, perché l'obiettivo è poi che per il 30 di novembre noi ci vogliamo e ci dobbiamo e ci vogliamo fermare, fare la sosta natalizia, per dare la possibilità a tutti quanti i commercianti e i cittadini di godersi le feste di Natale, però nel frattempo faremo anche tutta un'altra serie di lavori collaterali che riguarderanno circonvallazione Ragusa, perché poi dovremo pensare anche che quando in mano a mano che il cantiere andrà avanti l'autobus e VRL e le macchine probabilmente non potranno passare più. Diciamo, ci sarà la doppia corsia questa volta, non una corsia unica. Per i pedoni non ci sarà nessun problema, sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni, nel senso che si lavorerà prima sulla parte centrale, poi terminata la parte centrale si andrà sulle ali, e quindi tra l'altro i lavori sulle ali saranno anche lavori notturni e in giorni in cui le attività sono chiuse, nel senso che l'impresa ci ha garantito che diciamo, rompe e ricostruisce nello stesso tempo, anche se a tratti. Questo diciamo, garantirà comunque la possibilità di fruire delle attività commerciali sempre. C'è stato un incontro con le associazioni di categoria, c'è stato un incontro con i commercianti, stasera ce n'è un altro, in modo da come dire, condividere questo percorso. Il 19 ci si farà impiantati i cantieri e inizieranno poi tutta una serie di interventi. Ci sarà anche qualche piccola modifica per quanto riguarda il traffico in centro storico, ma davvero limitate al tempo dell'attività del cantiere. Saremo davvero attenti e molto sensibili a tutte quelle che sono le richieste, le esigenze da parte dei commercianti e cittadini. Restiamo a Teramo, D'Amico, il nostro futuro nelle start-up innovative. L'Ateneo Polo Biotecnologico, il rettore detta le strategie all'inaugurazione del laboratorio Corradino Motti. E poi il cambio della guardia, Balzano, nuovo comandante della Guardia di Finanza. Più tardi approfondiremo anche l'avvicendamento a Teramo. Di taglio basso di Sabatino replica al sindaco, sto lavorando, il presidente della provincia fa il punto in occasione del primo anno di mandato. Caserma, tempi lunghi per il referendum, ma Giulianova, il fondatore di Demos, precisa che ci vorranno 5 mesi se la proposta è del Consiglio, altrimenti quasi un anno. I comitati di quartiere convocati in merito per lunedì, iniziativa del cittadino governante Domenica Alcursal. E poi l'ufficio anagrafe si trasferisce in via Bindi nel comune Bis. Ad Alba incassi record per il comune dai parcheggi a pagamento. Sono già arrivati nelle casse dell'amministrazione oltre 150.000 euro, già superati i dati del 2014. Di taglio basso a Pineto un premio ai cittadini virtuosi, un riconoscimento per chi aiuta a mantenere in ordine il territorio comunale. Ci spostiamo ora sulle pagine del quotidiano La Città, dove si parla in apertura proprio del caso Ombrina Mare. Oggi la conferenza dei servizi a Roma, le province unite contro Ombrina Mare. Nessun passo avanti, Marcozzi del Movimento 5 Stelle attacca il presidente D'Alfonso e Mario Mazzocca per i ritardi sull'istituzione del parco della Costa dei Trabocchi. È pronta la delibera da far approvare a tutti i consigli abruzzesi. Sostegno dei presidenti ai referendum anti-trivelle. E di taglio basso un 33enne denunciato
per attentata alla sicurezza dei trasporti per assi di legno sui binari per far deragliare il treno. Ancora Ruzzo, l'esposto non fermerà l'iter del depuratore. Il presidente Forlini assicura: nessuna irregolarità riscontrata, l'opera andrà in appalto entro la fine di novembre. Un'opera necessaria, dice Forlini, che riconosce la qualità delle acque a Tortoreto, ma ribadisce la necessità di realizzare il nuovo depuratore. Uno scontro interno: da un lato il PD di Tortoreto vuole cancellare l'opera e dall'altro D'Alfonso spinge per realizzare. Ancora Università, Brucchi e D'Amico si spiegano in diretta TV. A prima di tutto su Teleponte il confronto sull'università tra il sindaco e il rettore. Di taglio basso la pace fatta, la struttura didattica e di ricerca dedicata a Motti, destinata a 90 studenti del corso di laurea in biotecnologie. Rettore e sindaco inaugurano il nuovo laboratorio di microscopia. E poi il centro si rifà il look, torniamo sulla notizia del restyling del centro storico di Teramo. Lunedì inizia il restyling del corso. La sanità, la ASL unica, verrà annacquata. D'Alfonso assente al Consiglio regionale straordinario e a Paolucci tocca fare l'equilibrista sui programmi. Teddy Reno lancia il tour dell'orchestra NOA a gennaio, l'anteprima del tour mondiale al Cineteatro Comunale con la direttrice Silvia Pagni. Il comune e la rotonda di Cartecchio approda in consiglio. E ancora, cultura, biglietti ridotti per i soci ARCI agli spettacoli della Riccitelli. Andiamo avanti sulla provincia, 12 mesi di opere pubbliche date in appalto. La nuova provincia di Area Vasta compie un anno, investiti oltre 18 milioni di euro e presentati i progetti strategici. Innovation Valley, il progetto di rilancio e riqualificazione dell'area industriale della Val Vibrata da 42 milioni di euro. Le fiamme gialle, eccola qua la notizia dell'avvicendamento. Paolo Balsano è il nuovo comandante della Guardia di Finanza. C'è un cambio al vertice, il nuovo comandante è originario dell'Aquila e arriva dal comando regionale dell'Umbria. E allora ieri mattina c'è stata la cerimonia ufficiale, noi c'eravamo, vediamo. Come presentare il nuovo comandante e come salutare il comandante Primavera? Ho appena salutato i due ufficiali che si alternano qui al comando provinciale, ho tributato loro tutta la nostra riconoscenza, due alti profili professionali, e quindi ci sarà sicuramente certezza di una continuità di azione di comando in un territorio, in una realtà socio-economica che merita una particolare attenzione. Cercheremo di continuare sullo stesso percorso già tracciato dal mio predecessore, cercando di assicurare sempre più la sicurezza economico-finanziaria nell'ambito della provincia di Teramo. Sono originario della provincia dell'Aquila, Teramo è una città che sono stato solo poche volte, comunque conosco più che altro la zona litoranea della provincia. Direttive particolari sono quelle di cercare di prevenire e contrastare ogni forma di evasione, di legalità e di cercare di essere sempre a favore di coloro che operano nell'ambito della legalità. Oggi i livelli di emotività sono veramente alti, in considerazione non solo delle generose espressioni di apprezzamento che mi sono state rivolte in particolare dal comandante regionale, ma è una giornata ricca di emozioni perché concludo due periodi. Innanzitutto quello, il periodo di comando qui a Teramo, che ho vissuto con ritraendo grandi soddisfazioni da quest'anno di attività, ma lascio anche una stagione lavorativa molto più lunga che l'intera carriera vissuta in Guardia di Finanza. Cosa importante da sottolineare in questo anno? L'attività di prevenzione. L'attività di prevenzione che è tesa soprattutto a creare un clima di tax compliance, cioè fare in modo che la coscienza etica, civile e anche e soprattutto fiscale si consolidi sempre di più nella cittadinanza. Quindi è giustissimo. Oltre alla repressione, anche la prevenzione. Ci sono degli importantissimi segnali di ripresa, ci sono degli indicatori macroeconomici che ci fanno ben pensare a una lenta ma costante crescita, anche se non sono ancora molto evidenti e ben consolidati. La Guardia di Finanza, che è un sensore privilegiato in questo senso, deve accompagnare questa crescita con controlli quanto più mirati possibile, quindi continueremo in questa prospettiva.
E ora verso le elezioni al PD non resta che candidare Di Girolamo. Dopo le primarie saltate, i democratici si affrettano ad ufficializzare il nome dell'avvocato ed ex assessore. Boomerang, presentarsi al tavolo delle alleanze con un nome già pronto potrebbe essere controproducente per il Partito Democratico. Torniamo ora sulle pagine del centro e apriamo la pagina dedicata a Teramo. L'istituto paralizzato, lo zoo profilattico, 18 milioni non spesi. Il presidente del CDA Prosperi accusa il DG Arnolfo, bloccato due bilanci e la possibilità di costruire la nuova sede. Una nota durissima, il direttore si è defilato dopo i contrasti sulle indennità e fin dall'inizio c'è stato un ambiente ostile verso noi consiglieri. E le nomine in arrivo, proprio ieri la regione ha scelto Manola Di Pasquale, ma Abruzzo e Molise devono muoversi con altre designazioni. Fondazione Tercas, l'appello di Rasicci, i teramani ascoltino anche la Val Vibrata. E poi di Tagliobasso ad Atri, il cane degli affreschi è lo stesso delle antiche monete. Le due figure messe a confronto dallo scultore Adriano Assogna è un omaggio del grande Delitio al passato. Apriamo adesso la pagina dedicata a Chieti, sveliamo le carte dell'accusa Ater, rimborsi d'oro per cene ed hotel, la procura ipotizza il peculato di 1,3 milioni e la truffa, indagati Recchione, Lancia e Marchioli e scattano gli interrogatori. E poi di Tagliobasso, Rigolauta la vicina di casa, a processo, Lanciano rinviato a giudizio per danneggiamento e offese a una donna e ai suoi figli, chiesti i danni. All'Aquila un altro caso di cronaca, Sulmona, il giovane è scomparso da più di due mesi, morto nel bosco e si indaga per omicidio. A giorni l'esito degli esami per confermare se si tratta di Giuseppe Colabrese, i genitori ascoltati per ore in procura. L'SMS dell'amico del Monaco, l'ultima volta l'ho visto il 4 agosto, i carabinieri cercano il luogo dove il 27enne avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza. E poi ad Avezzano ladri di oro e arredi sacri assaltano la chiesa. Parroco disperato, conoscevano il nascondiglio della chiave della cassaforte. All'Aquila la sentenza per l'appalto mense, tutti assolti. La Corte dei Conti scagiona Cialente, Pezzopane e la giunta del 2010. E poi l'inchiesta truffa bilanci ATAM, in cinque finiscono nei guai. Imputati l'ex presidente Fanfani e quattro contabili, è stata disposta anche una perizia. Ora invece apriamo la pagina dello sport e l'apriamo con il Pescara. Oddo chiede scusa, dice Pescara è colpa mia. Brucia ancora la sconfitta con l'Ascoli e l'allenatore non si nasconde. Al Del Duca non meritavamo il KO, ma ho sbagliato i cambi e abbiamo perso. In passato ho ricevuto elogi per la lettura delle partite e ad Ascoli è andata male. Cocco nervoso ci può stare, ma la squadra gioca bene ed anche lui. Ieri c'è stata la conferenza stampa dopo la partita contro l'Ascoli. Queste sono state le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo. Quindi sono segnali in cui la squadra deve capire, aspetta un attimo, stiamo rischiando un attimino. Abbassiamo un po' il baricentro, recuperiamo le energie, siamo più compatti, dietro non ci abbiamo spazio e quindi vabbè, l'Ascoli ha creato le difficoltà così, in questo modo. Noi abbiamo sofferto un attimino la fisicità dei giocatori davanti e abbiamo sofferto questo tipo di gioco, indubbiamente. C'è un fatto indiscutibile, che Cocco fa giocare bene il Pescara. Cioè, Cocco entra in tutte le azioni del Pescara. Voi andatele a vedere, non è che mi sto inventando le cose, si vedono le immagini. Il gol di domenica e viene da Cocco, cioè, le azioni pericolose che creiamo davanti con le spalle, cioè noi ogni volta che un centrocampista, un trequartista, un difensore alza la testa e guarda in avanti, il primo punto di riferimento è Cocco, quello che sa venire incontro, proteggere la palla e scaricare, è Cocco. Non sto dicendo che siamo davanti al miglior Cocco, non sto dicendo quello, sicuramente lui lo sa e noi sappiamo che può fare molto, ma molto di più. Deve ritrovare un po' di serenità e deve, io gli ho detto, non pensare al gol. Ma Campagnaro sta bene, abile arruolato e credo... Si candida per una maglia titolare. Assolutamente sì. Domenica non l'ho fatto giocare ad Ascoli perché
perché indubbiamente Zupalic e Fornasier stavano facendo benissimo, hanno fatto una grossa partita col Cagliari, quindi non me la sono sentita di cambiare, ho continuato a dar fiducia a questi due. Ma io credo che insomma Campagnaro ci possa dare una grossa mano. E anche dal Messaggero le scuse di Oddo. La sconfitta è colpa mia, il tecnico autocritico ad Ascoli. Ho sbagliato le sostituzioni, è peccato perché fino al gol abbiamo giocato una grande partita. Dobbiamo essere più concreti, gestire meglio le energie ed essere meno egoisti. Cocco, è utile il gol, arriverà. E poi da Versa, Virtus Lanciano, io penso positivo. Dobbiamo essere arrabbiati perché non meritavamo il KO di Bari. Il gol? Dobbiamo arrivarci di squadra. Torniamo ora sulle pagine del centro e anche qui passiamo alla Virtus Lanciano. Da Versa, Lanciano, basta. Ora torniamo a vincere i rossoneri dopo il KO di Bari. L'allenatore scuote la squadra. Contro il Como non ci sarà storia, voglio punti e non i complimenti. Ferrari scontento, i suoi test settimanali non sono al top. E poi la notizia di oggi, l'incontro del Teramo per il recupero della seconda giornata di campionato. E allora ci spostiamo sulle pagine della città, perché ieri c'è stata la rifinitura, perché oggi ci sarebbe stato il recupero. Ore 15 l'appuntamento è al Bonolis di Teramo per la seconda di campionato. Contro il Pisa che cerca la continuità. Ed eccolo qua. Fiducia a Petrella, le scelte davanti sembrano fatte. Da Silva è recuperato, ma dopo la doppietta di sabato Petrella partirà dall'inizio. E allora, prima dell'incontro col Pisa, ci sono state le dichiarazioni del tecnico Vivarini. Vediamo. Io sono sempre abituato a cambiare poco quando si vince. L'ho fatto la prima partita perché comunque era la prima partita, avevo delle esigenze importanti nel conoscere un pochettino i giocatori che avevo a disposizione, poi sicuramente non si era ancora a posto sotto l'aspetto fisico, quindi era una necessità, perché per me bisogna dare continuità a chi è che fa bene in campo e poi bisogna che capiscano che devono far bene per cercare di rimanere lì in campo, insomma, quindi è una cosa importante, quindi vediamo un pochettino come arriviamo a domani. In questa prima partita di giocatore di Pisa cosa ti ha colpito in positivo e in negativo? Ma è una squadra che tatticamente sta molto bene in campo, a differenza dell'anno scorso che magari avevano dei giocatori un po' più navigati soprattutto a centrocampo. In questo momento qua è una squadra sempre molto compatta, riescono sempre ad aggredire molto la palla, rispecchia un po' il carattere dell'allenatore, quindi ha fatto punti proprio in questo modo, quindi sarà una partita difficile. Gattuso dimostra il fatto che lui abbia voluto allenare il Pisa quest'anno, gli dà merito, perché praticamente secondo me si deve fare esperienza, si deve curare tanti problemi che in ogni anno sono diversi, quindi nel momento in cui hai esperienza, nel momento in cui hai fatto gavetta, sei sicuramente pronto per poi presentarti magari in piazze anche più importanti. È chiaro che in questo momento qua è difficile non dare continuità a Mirko. Io da lui mi aspetto però una crescita, soprattutto sotto l'aspetto della personalità, della rabbia, della voglia di lavorare per la squadra e di dare un input a tutti. Bisogna vincere, bisogna far bene in campo. E sulle pagine del centro, Teramo, c'è l'esame Gattuso da superare. Il diavolo sfida i nerazzurri allenati dall'ex bandiera del Milan. E Vivarini dice, per vincere dobbiamo dare il massimo. E i biancorossi oggi saranno impegnati contro il Pisa alle 15 al Bonolis. Torniamo sulle pagine del Messaggero, anche qui si parla ovviamente dell'impegno del Teramo che ospita il Pisa per continuare la risalita. E nella passata stagione una rete di Bucchi disse che il Teramo poteva lottare
lottare per la vittoria del campionato. I biancorossi, che si ritrovano oggi il Pisa vice capolista, devono invece pensare soprattutto a risalire la china dopo aver cancellato la quota penalizzazione consegnata in dote dalla giustizia sportiva dopo i noti fatti estivi. Adesso tornare subito a giocare non è un problema, spiega Vivarini, stiamo abbastanza bene dal punto di vista fisico e riusciremo a sopportare gli impegni ravvicinati. I ragazzi hanno recuperato dall'impegno di sabato e sono abituati a cambiare poco quando si vince. Dopo Savona l'ho fatto per conoscere i nuovi giocatori a disposizione. E allora con lo sport, come sempre, concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo l'appuntamento con la prima edizione del TG6, che arriva puntuale alle 14. E invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata. Thank you.